chiamo Vittoria, ho 18 anni e vengo da Villafranca Lunigiana, provincia di Massa Carrara in Toscana, e frequento il quinto anno di liceo linguistico. Ma oltre a questo mi piace cantare e scrivere canzoni. Fin dalla tenera età l'arte mi ha sempre accompagnata in qualche modo. Ho iniziato prima ad approcciarmi alle arti figurative, al disegno, e poi successivamente ha iniziato a prendere forma questa cosa della musica e della scrittura. Quando ero molto più piccola, i miei mi hanno regalato questa chitarra giocattolo e da lì mi è venuta l'idea, anzi lo stimolo, di imparare uno strumento musicale. Infatti questa cosa dello strumento, questa cosa della chitarra, che ho imparato da autodidatta, mi ha poi spinto ad affinare la mia scrittura, che prima era in inglese perché ascoltavo prevalentemente musica internazionale, e poi andando col tempo si è affinata in italiano grazie alla musica italiana che ho iniziato ad ascoltare e mi ha iniziato a incuriosire. Successivamente iniziai a scrivere queste prime canzoni e iniziai a ricevere i primi feedback negativi e positivi dai miei amici e dalla mia famiglia. Questi feedback mi hanno aiutato tantissimo a prendere coraggio e a frequentare di più gli ambienti musicali, quindi anche a mettermi in gioco in vari concorsi canori. Infatti iniziai a prendere lezioni di canto e grazie proprio a questo mettermi in gioco conobbi la struttura dove collaboro attualmente con il mio attuale produttore. È da qui che poi è nata la canzone che quest'anno porterò a Sanremo Giovani, che è California. Ed è una canzone che è nata durante un viaggio poco prima del primo lockdown e racconta del mio rapporto dualistico con la musica, con l'arte. E, infatti nella canzone vengono raccontate due figure, quella di California e quella di Gautier. La prima, California, che è quella che dà anche il nome alla traccia, è la figura più esterna, quello che voglio anche far vedere della mia musica, no? La parte più sciolta, la parte più divertente, più esuberante, mentre Gautier è la parte più nascosta, la parte più intima, quella che davvero fa provare delle emozioni, che è veramente poi lo scopo della musica, no? Ora pensiamo a Sanremo, che è una grande opportunità e una grandissima esperienza per me che sono emergente, che mi servirà soprattutto da vetrina per far conoscere a tutti quella che sono e ciò che è la mia musica. Io continuo a scrivere, continuerò a farlo e a sviluppare le mie canzoni e poi chissà. Intanto un saluto agli amici di Real Team TV e alla prossima!